Nato a Chieti nel 52, papà carabiniere, mamma istriana, con tutto il carico familiare di sofferenza che quella terra a quel tempo portava, Sergio Marchionne imparò a 14 anni che il suo piccolo mondo antico sarebbe ricominciato in Canada, a Toronto. Altra vita, altra gente, altra lingua. In un'intervista dichiarò che perse 6 mesi per togliersi quell'accento da italiano broccolino. 6 mesi persi con le ragazze, si schermiva. In realtà, intorno alla sua vita privata, ha sempre mantenuto un riserbo assoluto. Sposato, separato, 2 figli, Marchionne dal 2011 frequentava Manuela Battezzato. Stessa azienda, uffici diversi. L'assiduità poi fece il resto. I numeri raccontano una vita fra genio e sregolatezza. 4 lingue, 3 lauree, 3 case, a Torino, a Toronto e in Svizzera, e 3 guardaroba. In ognuno 30 maglioni neri in cashmere, girocollo o con la zip, e altrettanti pantaloni sportivi, che divennero la sua cifra. Per non perdere tempo a scegliere i vestiti, diceva, e per stare più comodo in aereo, la sua 4ª casa, nonché la più frequentata in realtà. Fumava a pacchetti e dormiva 4 ore per notte, nessuna vacanza. La musica e il poker erano le sue passioni, ma anche correre in macchina. Nel 2007 distrusse una Ferrari da 220.000 euro e ne uscì vivo. Non pensava che le sigarette potessero essere più pericolose. Cucinare lo rilassava, diceva che aveva imparato a bere il vino a 50 anni, il Brunello, ma mai a chiedere un aumento di stipendio. Ci pensarono altri a darglielo, anche se in realtà Marchionne divenne un uomo ricco da grande, accumulando una fortuna pari a 700 milioni di euro negli anni della Fiat, che acquisterà la Chrysler, che diventerà FCA, la holding del gruppo, che in 14 anni decuplicherà valore e prestigio sulla scena internazionale. La sua prima mossa da amministratore delegato fu quella di convertire il debito della Fiat con le banche in azioni, per evitare che se ne impossessassero. La seconda, geniale, di convincere la General Motors a versare nelle casse della Fiat più di 1,5 miliardi di euro per liberarsi di lei. La terza, sublime, nel 2009 di farsi prestare i soldi dall'amministrazione Obama per rilevare il 20% di Chrysler, divenuto poi il 100% nel 2014. Soldi che restituì, ma da lì, da quella liquidità, partì la rivoluzione Marchionne, capace di presentare talmente tanti piani industriali da far perdere le tracce degli obiettivi dichiarati. L'ultimo, il 1° giugno scorso, a Balocco, di nuovo in cravatta dopo anni, per comunicare, 14 anni dopo il suo arrivo, l'azzeramento del debito. 2 miracoli in 1. Il giorno dopo l'annuncio della malattia, invece, il gruppo valeva 2,5 miliardi di euro in meno. Solo i migliori riescono a influire così tanto sul mercato. Conscio del suo talento, diceva: «La responsabilità condivisa non esiste, le decisioni si prendono da soli e io spesso sono solo».